No, l'evoluzione di Geodude, la palla, no? Sì, Golem. Come si chiama? Dai, non si chiama Golem. Come si chiama? Stilix. Golem. Stilix si chiama Stilix. Stilix. Perché giustamente tu gli dici il nome vero, gli dici Golem. Una No, Golem non roccia può essere. tracagna. Dici Golem non può essere. E può essere Golem. No, non può essere. Graveler, per Veramente Golem, eh? esempio. Graveler può Quello è essere. Golem pentavero, invece. Geodude, Gravelem e Golem. Da dove è uscita questa? Io tra poco mi evolvo, te lo dico, bro, eh. Mi evolverò mentre Vabbè, sei mangio. conturbato. A che livello sei, io? 14. Ma sei conturbante, stai! È che ho battuto la palestra e ho bullizzato anche la mamma del capo palestra, perché E comunque fa sempre gli ho piacere. detto ritorna a casa, tipo. Allora, alla fine, ragazzi, ho vinto la palestra. Sono orgogliosissimo di me. È Oh, finita, caro. bro, ma Capito? io voglio fare una challenge. Vai! Voglio arrivare, voglio giocare tutto il gioco solo con lo starter. Cioè, tipo, non deve morire ma non deve morire più. E devo arrivare alla Lega e devo battere tutti solo con lui. Ma lo starter 2 è già morto. Sì, è morto. È morto la pigia al Sì, percorso 102. ma io dico da adesso. No, bro, questo non me l'aspettavo io, Kranidos. Cattivissimo. È cattivo come una. Bro, una marana. Vabbè, raga, il mio Charmander ha fatto una. Non va niente, Però un Grecipugno, bro. preoccupare. Ah, bro, l'ho shottato! L'ho shottato! Ma? È possibile sta cosa, non lo so! Questa è la mossa di mamma quando si arrabbia. Mia mamma quando si arrabbia fa Sfuria, sfuriate. via Oh, da raga! parte. Raga, sto clown non si leva! Grazie, grazie. Provocazione via. Che devo fare? Perché non si leva questo? A me dice che sto col turbante. Lui c'ha lo starter al 15, si rompe le palle a me. Però se lo Capito? lasci in maniera. Che si evolverà? Boh, potrebbe succedere che diventa un pesce. Diventata un'altra scimmia come Zeus. Monfermo. È una persona statica, forse, non lo so. È diventato lotta, raga. Brutto come la morte, Quando secondo si me. evolve, diventa un pesce. Chi la usa tira un pugno a una velocità incredibile. Vabbè, sarà meglio di Graffio, no? Può pensare né legge né scrive. E leva Graffio. Grazie, caro. Esatto. Prima si chiamava tipo Cin-Cin-Cin-Cin. Prendi anche questo T'hai saltato sfondo. l'audio. E che hai detto? Come si chiama? Monfermo. Monfermo adesso si chiama. Prima non mi ricordo, caro Charmander. Devi ritornare nella grotta dove quello ti ha dato spaccaroccia. Ma devo usare spaccaroccia. A chi la do spaccaroccia? A Geodude. La usa in automatico, non la devi dare a nessuno. Ah, perfetto, a posto. Ma se io spacco tutte le rocce, ho possibilità di droppare qualcosa? No. Domando un po' così, ma come mai Atrix ha scelto il personaggio più mulatto? Rispondi tu, mo. Perché lui pensava tipo Bro, devi a. ho fatto riferimento a mio padre. Cioè, padre mulatto, ma ti? Sì. Oh! Ah, il Team Rocket. Sì, bro. Polvo Fogli della stella. Io mamma. tutto sto casino e più a polvo stella. Tu mi dici jet flash. No, Flash sta dall'altro lato. Hai ragione, caro. Ho appena visto una Pokéball, è vero. Io non ti scammo, Matti. Bravo, caro. Grazie. Stai tranquillo. Bravo, Piplup! Bello sto cecchinata, bello! Tu ci sei una compagna. Se... Sto fare una lotta di coppie. Ti sei accoppiato? Devo andare vicino a Velenopoli. Mi ha detto. No, ma scusami, l'hai preso Flash? Sì, l'ho preso adesso, Ok, Flash. adesso ritorna nella città quella tutta a sinistra. Quella dove stai i clown. Ah! Così Pure appena, Nesbiti. entri, co così appena entri in città ce ne stanno quattro di clown. Non è che lo quarto so io, no? No. Non Veramente, io sto tornando indietro sul serio, eh. aspetta che ti doppio questa. Non abbiamo altra scelta. Per ora ci ritiriamo. Hai E guardato Team la Galassia curva. sarà clemente questa volta. Quei manigoldi che per un attimo stavo leggendo in maniera un pochettino diversa, hanno anche un nome, come hanno detto, Team Galassia? È vero che quando si evolvono i Pokémon sprigionano dell'energia, ma è un'energia misteriosa che noi esseri umani non possiamo controllare. Pare che il Team Galassia voglia sfruttare per qualche bieco fine. Comunque, ben fatto, Mirko, sei davvero abile nella lotta. Non mi hai ancora visto con le mani, amore. Guardando voi allenatori lottare fianco a fianco con i Pokémon, beh, mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il Pokédex. Ah, Bruno, siamo una zaccagnatina a Turtwing che è super efficace, prendo punti esperienza? No! Vabbè, tu vuoi Ma puttana, però attaccare. ti ammazzo lo Pokémon! Voglio fare sta giocata! Imbecille! Devi piangere, ragazza! Devi piangere, coglione, stupido! Tu stai attaccando il Pokémon È della tua. normale, è chiaro, caro, mi dà più punti esperienza! Certo. Ah, ragazza, Ah, troppo le forte, no? Decorable. Perché, raga, un'altra novità di questo gioco è che noi possiamo creare delle bolle decorate che quando lanciamo poi sprigionano tutte cose strane, carine. Bello, eh. Fra. A me lo Pokémon si è voluto. Ah, però sono fallito un attacco io. A me non mi sei voluto. Ti Ma si sei evolve. voluto? No, si evolve al 16 allora. Ma com'è? E a me mi sei voluto al 15.
Non è possibile questa cosa, caro. Lo però so. Qual è la probabilità che il mio Pokémon mi sta all'attacco 3 volte? No, sì, sì, lo so che non sono una novità, ma sono una novità in Pokémon Diamante e Perla. Cosa? Le Decorable. Ti voglio dire quello che ho fatto. Che io sono ammazzato Bulbasaur a... perché mi stava rompendo. Poi stavo continuando a cliccare nello spazio dove c'è stava Bulbasaur, per quello falliva di continuo, perché già sta più di giù. Hai capito? Vabbè, ha senso comunque. Ditemelo qualche minuto prima, così viviamo. Perché io andavo qua fino a domani. È matto, raga, ve l'ho detto che è matto. Ma io con lui la serie la dovevo fare. Non è che potevo fare la serie da solo con qualche tryharder. Perché se facevo la serie con i tryharder, raga, me l'ho già tagliato. Vabbè, stai di che sto però. No, no, no. Cioè, nel senso, no, se no, hai giocato, caro, che ne sapevo io che quello ammazza. Cioè, no, sei un tipo divertente. Questo voglio dire. Bizzarro, Bizzarro. Quei mani goldi. Dio, tratti, me lo sono porito. A tratti pazzo. Cammino roccioso. No, qua la cattura la faccio. Qua non mi roppete. Qua la faccio. Bro, ma se fa troppe catture per quando mi riguarda. No, ti sbagli. Né più nemmeno quelle che mi aspettano. Tu hai esagerato. Oh, fra, questi sono tutti Pokémon erba. Ma io mi posso affrontare i Pokémon erba con questo. E comunque faccio più danni con azione che con foglie lama. Oh, sono piato la sveglia. Io rientro un attimo nella grotta perché qua non si è fatto la cattura. Ho trovato un segreto io. Ma tu trovi segreti di continuo? Ma che segreti trovi? Posso capire? È dall'inizio del gioco che ti sento dire trovo i segreti. Ho capito. Che segreto hai trovato? Ho trovato un segreto. Praticamente nel capitolo roccioso sono uscito da un pertugio che non era all'occhio. E io qua devo pure una Pokémon. Madonna, bro, che vista c'hai? Se trovi i segreti, perché non lo capisco. Palitat. E porco demonio! Vabbè, ho capito, la cattura qui non la faccio una tranna. Ah, 204 è già fatto la cattura, ok, perfetto. Niente, faccio foglie lama, anche se è poco efficace. Mo' andando una botta di foglie lama, gliela diamo, facciamo un bel po' di danni. Ah, ho capito che segreto intendi tu, l'apertura quella sulla destra. Non si vedeva. Che ne pensi, tipo, di quell'ottero? Ma sfidato. Era tradimento, te l'ha fatta, visto? Via mosche? Guarda che faccia che c'hai questo. Via mosche, via. Non lo faccio morire, tortello. Non lo faccio morire, regà, la challenge va avanti. Non no, me ne frega. La porto avanti, sta cazzo di challenge. Questa è una sfida personale. Sfida personale, la porto avanti. Ecco le gemelline. Madonna, che vista ci hanno queste, oh. Bro, Papishu. Che tipo è Papishu? Sarà erba, oh. Sarà erba. No, dico sarà erba. Ma chi è Papishu? Papishu, bro. Che c***o è Pokémon femmina. Ah, Pachirisu. Questo è di tipo roccia. Io una volta mi ricordo, però, raga, che a sti giochi non c'era una cosa che si chiamava condividore. Condivisione. Condivisione energia? Sì. Ma vedi che comunque è già incorporato perché vedi l'hanno che semplificato. L'hanno semplificata, sì. Vabbè, era complesso prima, effettivamente. Voglio catturare Smilzo. Oh! Alessandro, Alessandro si sta evolvendo. Grande Alessandro, doppia evoluzione? A doppia evoluzione in a bike? È possibile. Ah, oh, bro! Pure a me, Vizzo! Pidgeot! Sì, 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 l'uccello si evolve. Uccellore! Sì, sì, sì. Metti il piede nella frasca. Che tappare l'attata. Qua è un mezzo segreto. Ok, giardino fiorito. Oh, che u? Ma che cazzo è? Bro, a me mi hanno dato 2 leggendari. A me mi hanno dato un fiore. No, come un fiore? Mi hanno dato un fiore, bro. Uno stronzo con un fiore con la sua goccia. Un fiore giallo. Aspetta, Frax, sei tu, bro? Ma è Giraki? O Giraci? Giraghi. Ma è forte? Sono 2 Pokémon fortissimi. Il problema è che mi sembra un po' too much Mew e Giraci in team. Non lo so, ragazzi, che devo fare io mo? No, vabbè, non li giochiamo, dai. Non li giochiamo? Non li giochiamo, bro. Li invio al box. Raga, sono un po' troppo sballati, Dai, non li giochiamo, non li giochiamo. Un po' un peccato non giocarli. Dire? E allora non do i soprannomi a questi. Eh no, infatti io non ho dato i soprannomi, l'ho buttati al box. E allora poi devo richiamare. Mew sì, lo so, richiama, Mew è forte. Ma è finito il gioco praticamente. Ora no, più avanti magari.
O io uso Mew e tu Jirachi e quindi ce li dividiamo. Vabbè, dai. Allora, vabbè. Proviamo a fare Vabbè. così? Io uso Jirachi e tu Mew. Vabbè, dai. Quindi, mo al posto di chi lo metto? Che bello. Bro, cioè, nel senso, nella squadra ce l'hai Bizzeff di Pokémon. Percorso 205, attenzione, qui posso fare la mia cattura. Mi frego le bacche qua fare un negozio. Me le frego. Tanto che se ne accorge questa? Mo vedi solo un buco No, nero in volevo terra che entrare qua tipo. dentro, volevo entrare qua dentro Mo io. ci pianto la signorina qua. Mo Però. tolgo le bacche e ci pianto la signora. Le bacche, ruba l'albero. Chiappati l'albero, mo ci facciamo Natale. Poi se percorso 205 si può fare, vero? Sì. Buono? Io Buono, sono l'acqua. Buizel. Buono un Pokémon acqua, mi serviva. Fa foglie lama, no, lo sono ammazzato. Allaghi. Sono ammazzato. Niente, qua non posso fare catture. L'evoluzione di Buizel è Gabri. più forte di. Moce. Regà, non mi Dov'è fate di leggere queste cose impianto? che l'evoluzione di Buizel è più forte di Gyarados, regà, dai. Cioè, Gyarados è il Pokémon Raga, God. Oh, si evolve con rapporto Ma con Misty, Buizel però ancora. sarà OP, regà, ma non di Gyarados, dai. C'ho miseri. Mo dove devo andare, regà? Diventa all'interno delle turbine. Non ci puoi Tutto a entrare. destra. Non Tutto a ci puoi. destra, Non devi ammazzare ragazzo. ci puoi. Sì, ma poi non di. Dopo si chiude in Chi è gattabuia e non. questo? Pikachu! Pikachu bianco! Non è, questo è scoiattolo. Pikachu bianco, no. Scoiattolo anche peggio! Ah, è vero, Questo è. Glameo è normale. No, Glameo non è buio qua. Devi andare in alto a sinistra, Matti. Vai, torna là dove sono tutti i fiori. Una Mo se mi merda. avveleni impazzisco, Psicologico, acqua e leggendario. Ma scusami, ma Jirachi è elettro, per forza. Eh. No, acciaio psico. Non è Comunque. male, Dimmi, dimmi. Comunque, no, anche no, volevo dire a Mattia che anche Bidoof è leggendario, eh. Che tipo è? Attenzione, colonnello, Bidoof non è leggendario, ma ti rende leggendario, perché tenerlo in No. squadra è comunque. Ma fai giacone? È una moto lotta contro il compagno, giustamente, perché. Se la figuraccia fa tu, non le fa pure quell'altro. Me non mi fa passare, Chi ti fa passare? Devi andare a oh. Dimmi sinistra, in mezzo ai cosa, fiori. dimmi cosa. No, me l'ha confusa, è vero, super suono. Ok. Ti pare, il tortello è così confuso col pistia solo, giustamente, perché. Ah, prima quattro volte Tortello che non sta è più attaccato al fiore. confuso! Oh, cos'è Quindi il questa? La fuoco. chiave dell'impianto, Matti! La chiave d'impianto? Sì, fra, la sono rubata! La sono fregata! No, Zubat è demone. Devo usare lotta. Ma ormai ce l'ho tutti in testa, ce l'ho, eh. Tutti in testa mi stanno entrando. Dimmi qualche Pokémon demone, Matti, per favore. Zubat, Golbat. Cresci pugno? E Ecco, perfetto. Crobat? Mi sono preso l'unica mossa che non era super efficace contro demone. E Crobat è la mega evoluzione. Tanti sono. Finisci ora che ne so fatti. Niente, facevo il nostro solito bracere, dai. Alla fine bruciamo un po' tutti. Sono faticata per ammazzare Zubat. Ma quindi tipo Diglett che sta nelle caverne, pure lui è demone. Quello che sembra Aldo. Diglett, sai che non ho proprio idea di chi sia? E No, quello. Diglett è la cosa, È è la la testa di tassa. Aldo che esce. No, è la testa di Aldo che esce dalla terra, eh. Ok, io le avrei detto che era tipo terreno, tipo roccia. Ok, Però sta nelle caverne. ho Quindi. capito, ma che cazzo c'entra? Idiota. Sta nelle caverne, ma sta sottoterra. E quindi, scusami. È roccia. Quindi Zubat, che è un pipistrello. Cioè, dovrebbe stare all'aria aperta per non essere demone, giusto? Un pipistrello, Il fatto che giusto? sia demone non è che dipende È dalla che. cosa, dalla Ma sua il cosa. fatto che sia un pipistrello. Ma sicuramente non è volante se è lì che vuoi andare a parare. Ah, non è volante. È volante, Quello. ma non è come Pidgeot che è coleottero. Non è Ah, coleottero. ah. Non è coleottero. Ma quindi Pidgeot è coleottero? Sì. Ah, ma perché. Non è Cioè, coleottero è un Pidgeot. insetto, Pidgeot. Normale volante. Perché sembra un insetto? Come si Poteva chiama? essere Ah. mai coleottero? Ma c'ha gli attacchi coleottero però. Ok, che c'ha gli attacchi coleottero. Allora che vuoi da me, quanti ne hai? Ma perché magari ha incontrato nella sua vita ha incontrato un Caterpie che gli ha insegnato la mossa coleottero. Ci sta, cioè, come ragionamento. Però per dirti. Quindi, cioè, secondo te Zubat non è Ma volante? coleottero sono tutti insettoidi del gioco? Eh sì. Prenditi le bacche, Matti. Fottiti le bacche. No, L'ho già fermati. fottute, l'ho già fottute le Raga. bacche. L'ho già fottute le Raga, bacche. io penso che Tormocco Mattia si comincia a più a cazzotti in bocca da solo. Mirko mi sta annoiando, caro, sono troppo forte. Io ammazzo tutti in one bro, shot. ma con sta cosa che c'è sto poco come tipo fuoco mi stai veramente rompendo il c***o, Lo so, fra. ma per quello me l'hanno detto di pià. Eh, Tu sei bro. proprio Glameov.
Regà, Glameov, che è un gatto, è di tipo buio. E quindi faccio crescere buio, buio, È normale. Boom, super efficace, bro, ne so pacchi, ne so. È un problema, cazzarola. Perché io non so come cazzarola schiopparli questi, capito? Lo so, caro, lo so. Mattia, dai, non puoi continuare a fare a forzatore. Niente, raga, mi devo mettere una tabella di segni, per forza. Oh, raga, chi posso usare, raga, contro questi coleotteri? Volante, che devo usare? Volante, dai, fuoco, uso volante. Fuoco, fuoco, fuoco. Ma chi ce l'ha fuoco? Mo mi dico fuoco da solo. Niente, bro, bracere, quindi. No, oh, Alessandro, bravo, Alessandro livello 15, GG, Ah, bro, mi ha lasciato un HP, bro. Curalo, curalo. Ho vinto. Non c'ho gli antidoti, caro. Salamence sì, pure. Grande Alessandro che evita l'attacco, mi fai godere, cazzarola. Il primo uccello che riesce a farmi godere. Ma non penso sia il primo, in realtà. No, sono un esigente, da dirlo. Non è che sono questa condanna facilmente come... Io faccio fare ti sono superato, Sì. Beh, grazie, fra, c'è il Pokémon di fuoco che da solo con piacere, praticamente ci ha fatto una... non so, una festa ci ha fatto, fra. Ma quello sta magnando, si sta magnando la ghianda, ma che cazzo fai? Sì, curati pure. Ah, sì, il gatto si mangia la ghianda. Mosca, guarda che moglie la pozione. Ok, gliela data, meno male. Ma che puto ti immagini, tipo, in un... Oh! Bello! Ah, ti dicono che sto gioco l'hanno fatto apposta per te, Matti, che se prima di ogni attacco puoi leggere sotto l'abilità la sua efficacia. Veramente? Sì. E quindi tutte le volte che ho fatto un attacco efficace c'era scritto super efficace? Sì. Perché 13 non è multiplo? No, 3, bro. No, avete 3? 13? Oh, comunque, ne è per dire. Ho battuto il capo di questi, ma la $2500. Tu immaginati in una ipotetica vita reale che tipo, questi dai 4 schiaffoni, vabbè, toh, ecco €1500. Beh. No, bro, ho finito i soldi con la ragazzina. Devo andare a strozzare la gente adesso. No, come finite i soldi con la ragazzina? Sì, vado a chiedere prestiti con un tasso di interesse altissimo. Che cosa ci ha fatto sta ragazzina? Perché fa mi padre, poi. Era 3-2 ore di sto passo, Mattia. Io non ti dico che arriviamo alla Lega, ma secondo me... Che poi come ci arriviamo, Non lo voglio lasciare, però... Stiamo a fare progressi. Allora, io torno alla spelonca, torno. Oh, io qua sono spalmato il miele, mannaggia la puzzona di Eva. Oh, niente. Campeggiatore, questo c'è sicuro un Pokémon coleottero, dai. Ma come Ponita? Ma che c'entra questo? Oh, Ponita è Fug. Non ricordo. Sì. Ponita... No, raga, non faccio più GTA. Attenzione, perché poi finalmente mi serve il ventortello. Ah, bro, ventortello. Era ora. Eccolo. Dai, man, non è possibile, cazzo. Mamma mia, Bielev. Grande tortello. Tipo Budeu. Matti, sembra Budeo in... è vero. In... Vabbè, lo mazzo, faccio un po' di punti esperienza. Che tipo è? Grande. Eba. E? Vabbè, e coleottero. No? No. Mica, ma quanto fa? Quante ne sai di sto gioco? Grazie, ho Google aperto pure io. Grazie, Giacomino! Mica, Giacomino. Tra qualche Pokémon c'è stato di mezzo te. Questo mi dispiace che purtroppo devo chiappascello se si chiamerà Tiger. Purtroppo ragazzi la challenge prevede anche di non cambiare Pokémon. Se molti magari si stanno chiedendo ma perché sto non cambia Pokémon. Raga, perché per la challenge prevede che durante i combattimenti non si possa cambiare Pokémon. Esatto. Capito? Questo prevede pure la challenge. Perché è una Nuzlocke. Solo che il problema è che sì, noi stiamo dando gli attacchi cercando di creare una squadra fatta bene. Il problema sai qual è? Il problema è che noi arriveremo sempre lì punta a punta perché non potendosi sostituire Pokémon durante la lotta. Esattamente. Infatti dovendo lo finiamo. Non finiamo il gioco. Ma poi anche perché dovendo sempre prendere il primo Pokémon magari non ti serve, capito? Però ti piace per forza. Lo so. Il trucco sarà un attimo farmare e arrivare. Sì. In poi teoria dovremmo arrivare alla Lega belli belli carichi in teoria. Belli cipioni. Il colonnello cosa? E il colonnello poi separata sede, caro, se mi vuoi da una botta da scimmia. Ma tu stai sulla Switch? Vabbè, bro, qualche programmino... Non ti permette. Te compri in un chuck. Tanto per ricordare la challenge, dato che ci sono molti nuovi. Bravo. Allora, vi ricordo che possiamo catturare solo il primo Pokémon che incontriamo nei vari percorsi. Non c'è la regola che quello morto non può più tornare in vita, perché Sfere del Drago non ce ne sono. Ma rinominiamo i Pokémon... con i nomi di tutti coloro che si abbonano per la prima volta e coloro che si riabbonano.
E soprattutto coloro che si fa, che fanno la sub, le sub gift. Esatto. Bravo, perfetto. Dalle 10 sub gift in su avete la precedenza, giampate tutti. No, dalle 10 sub gift in su il mio personaggio si chiama come voi, mi cambio il nome. Resetto il gioco. Sì, sì, no, inizio da capo. E chi dona 50 euro riceve il gioco a casa. Cioè. Direttamente. Oh, metto Alessandro e becco i Pokémon super efficaci. Porco, è pure brutto colpo. Oh, Alessandro è uno sfigato che è incredibile. Bello sto brutto colpo, ho goduto. Regà, leviamo braciere che è sempre fuoco o sfuriate che è di tipo normale? Ma per imparare sfuriate... che cosa? Eh beh, ruota fuoco, bro. No, braciere di Ello. Io sto entrando nel bosco. Sono al percorso 205. Come faccio un'altra cattura? Io, caro, sto probabilmente vicinissimo a te. Ma chi è questa? Mio zio, ah, aspetta. Ciao, io sono Demetra. E tu invece ti chiami? Ok, Mirko, sono lieto di conoscerti. Senti, posso chiederti un grossissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura ad andare da solo. Ho sentito dire che c'è un gruppo di loschi chiamato Team Galassia che si aggira da queste parti. Amore, occhi verdi, capelli verdi. Io direi che è nel bosco. Più siamo, meglio è. Posso venire con te? Hai deciso di unirti a Demetra. In realtà non ho deciso niente, ha deciso tutto il gioco per me. Viva la libertà di espressione.